Musica, DJ e incontri sorprendenti nella capitale della musica elettronica, Berlino. Alzate il volume, comincia la terza edizione dello Jaeger Music Club. Dopo aver superato le selezioni in Italia, i 10 aspiranti Music Meister sono arrivati a Berlino per partecipare allo Jaeger Music Club 2019. Un'opportunità eccezionale per studiare, confrontarsi e imporsi nella scena musicale italiana e internazionale. Ad attenderli nel loro quartier generale, i teacher e giudici che accompagneranno i ragazzi in questo incredibile viaggio. I Reloud. Benvenuti a Berlino e soprattutto, ragazzi, benvenuti allo Jaeger Music Club. Tre di voi, alla fine di questo percorso, potranno presentare la propria traccia inedita a una giuria di esperti. La traccia migliore si aggiudicherà un contratto discografico, potrà realizzare il proprio videoclip ed esibirsi nei palchi più importanti dello Jaeger Music Club. Allora ragazzi, in bocca al lupo e ora rompete le dighe e ci vediamo fra 10 minuti. Ragazzi, il tema di questa edizione dello Jaeger Music Club è The Sound of Berlin. This is the sound of Berlin. In questi giorni dovrete distillare il sound di Berlino, ma non solo il sound, anche l'anima. Non credo sia semplice inquadrare il suono di Berlino, attrarre tutte le sue sfumature. Per fare questo, noi vi aiuteremo con delle lezioni e insieme a noi tanti altri guest. Lo Jaeger Music Club 2019 è ufficialmente cominciato ed è già tempo di esami. In che cosa consiste The Sound of Berlin? Quindi usciremo a campionare Berlino. Campionatori alla mano, vi divideremo in due gruppi. Un gruppo andrà in una parte di Berlino, uno in un'altra. Cercate di prendere quanti più suoni possibili, poi torniamo qui e ci faremo una traccia. Io non ho mai lavorato con nessuno. Non so neanche come si fa a lavorare con qualcun altro, perché per me è una cosa molto intima la produzione. La prima squadra sarà composta da DJ LMP, Niki, Makai, Bobba e Korjat. E la seconda squadra è composta da Plastica, Valentini, Cassia Fo, Schedule e Donsai. Per i 10 ragazzi dell'Academy è arrivata l'ora di perdersi per le strade di Berlino. La prima squadra dovrà campionare i suoni nel parco cittadino di Tiergarten. Il secondo gruppo, invece, dovrà vedersela con Kreuzberg, il quartiere multietnico di Berlino. Un parco può sembrare anche un momento e uno spazio silenzioso, però ovviamente l'astuzia dei ragazzi ha percepito che anche dove c'è silenzio possono ritrovare delle sonorità. Il gruppo 2 ha come area geografica di Berlino la parte più street. Bello. La parte più street ha stimoli diversi. Forse è stato più facile trovare dei tipi di suoni che riportassero a un immaginario berlinese. Siamo un po' delusi dalla location, perché il parco è molto comune. Silenzioso. Se troviamo un musicista di strada, siamo a posto. Guarda qua. Thank you. La caccia è finita. I ragazzi stanno tornando al quartier generale per mettersi a lavoro sui suoni campionati e trasformarli in musica. Quando siamo tornati in studio dopo il campionamento, abbiamo utilizzato a quanto pare un metodo differente dall'altra squadra. Abbiamo proprio improvvisato. Non sento niente, però non ce la fa. Fabio. C'è stata anche un po' di confusione parecchi. Ottimo così, ottimo! La vostra tattica di attacco è lavorare individuali per poi unire le forze. Tra mezz'ora vediamo. Va bene. Abbiamo deciso inizialmente di lavorare singolarmente per mezz'ora. Facciamo un giro di ascolto. E poi insieme si cercava di capire i punti forti di ognuno e metterli insieme. Il tempo per lavorare la traccia è terminato. Per i ragazzi è giunto il momento di far ascoltare il risultato del loro lavoro ai Reloud. E non solo.
Prima Enfant Prodige, poi star dell'Olimpo della Tecno Mondiale. Ilaria Licante! Ci piace che avete dato l'anima e siamo curiosi di ascoltare i vostri lavori. Vado in play. Andiamo. Soddisfatti del pezzo. Soprattutto siamo riusciti a mettere ognuno il suo. Altra squadra, altra traccia. Per me quello che è uscito fuori è molto bello, però sarebbe potuto essere più bello a mia estetica. I Relaude e Ilaria Licante decreteranno la squadra vincitrice. Chi sarà riuscito a interpretare meglio l'anima di questa città? Eravamo un po' indecisi, però siamo allineati sul giudizio finale che lasciamo decretare non a... Non è stato facile perché Ilario. Sono stati bravi entrambi. Due diverse modalità di sviluppare l'idea. Preferiamo il lavoro che avete fatto voi. L'output della squadra 1 ci ha convinto subito molto. Abbiamo visto, diciamo, nel lab che suonavano gli strumenti, facevano proprio una jam session insieme. Immediatamente si è trovata un'amalgama del pezzo che si è subito sentita nella traccia. I 5 ragazzi della squadra vincitrice avranno un vantaggio nel prossimo esame, che scopriremo nella seconda tappa. Inoltre, parte di quello che le squadre hanno campionato dovrà essere inserito nell'inedito che ciascun ragazzo presenterà alla fine del proprio percorso. Adesso però vai con la musica, che il terzo tempo abbia inizio. La prima puntata finisce qui, ma l'avventura dei nostri Music Meister a Berlino continua. Cliccate qui per guardare la seconda puntata.